quello del ladro in Italia è un mestiere molto diffuso, per certi aspetti è anche nobile. Per esempio, una prima domanda che viene rivolta a questo personaggio, che adesso vi descriverà l'autore di questo brillantissimo articolo, è questa: hai avuto un maestro? Lui risponde: no, è stata una cosa spontanea, mi sono inserito, ma già io venivo da un quartiere, San Giuseppe Porto, dove rubavano tutti. Ecco, questo già spiega di per sé un talento. Giancarlo Dotto, buongiorno. Ecco, buongiorno. Saluto, un talento naturale come Marcello Micci. Esatto. No, no, ma non in questo ramo, in questo ramo, il talento naturale al microfono. Chiariamo. Poteva prestarsi ad equivoci. Ecco, appunto. Allora, tu racconti sempre delle cose assolutamente straordinarie, mio caro Giancarlo, e oggi sei andato ad intervistare un ladro di portafogli. Perché lo hai fatto? Beh, intanto perché lui si è fatto intervistare e questo non è così scontato, naturalmente, essendo una materia scontata. Naturalmente lui ha preteso soltanto, mi pare legittimo, di avere un nome d'arte, certo. Io gli ho concesso volentieri. All'inizio aveva proposto Farfallino, ma mi sembrava un po' frivolo come sì. abbiamo un po' dirottato su Raffaele. Sì. Sembrava interessante raccontare la storia di uno che fa da 30 anni questo mestiere da due punti di vista, come storia in sé, ma anche dal punto di vista dell'eventuale vittima. Io stesso sono stato vittima di questo signore a scopo di mostrativo, devo dire, di un'abilità clamorosa, e quindi abbiamo anche con l'occasione fornito una serie di un piccolo breviario di consigli per eventuali vittime di questo signore o dei suoi colleghi, insomma, sono tantissimi. Sì, tra l'altro l'articolo è corredato, e questo è veramente didattico, e da eccellenti disegni che ci possono veramente mettere in allarme e aiutarci a difenderci appunto da un borseggiatore. Ma poi c'è la terminologia che trovo affascinantissimo. Per esempio, che cos'è la forbice, Giancarlo? Le dita forbice, ecco, lei è stato mai borseggiato? Io sovente, sì, anche da persone insospettabili. Ah, dunque, le dita forbice, praticamente una cosa molto interessante che io non sapevo, che questi signori intanto tendono a non rubare il portafoglio, perché il portafoglio diventa chiaramente un passo, oltre che una prova, qualora fossero colti in flagrante. Quindi certo. Loro tendono, hanno una, la loro grande abilità consiste nell'infiare queste dita a forbice, quindi atteggiate a forbice, all'interno del portafoglio, o della tasca, o del marsupio, laddove loro hanno collocato il denaro, cioè dove lo ha collocato precedentemente la vittima, e poi con lo sguardo loro hanno catturato. Quindi dita a forbice, si inseriscono in queste dita abilissime all'interno della tasca ed estraggono quello che gli serve, quasi sempre soldi. La cosa meravigliosa è che all'inizio dell'intervista, credo, no? Dove lui dice, praticamente ci tende a dire che loro non è che rubano, ma è, diciamo così, diciamo che il nostro lavoro è una distrazione delle persone, una nostra capacità di approfittare di questa distrazione. Quindi, è fantastico. Quindi è un modo fantastico di autoassolversi, ma questo è soltanto un napoletano. E il frontino o cavallo? Cioè, c'è anche il frontino e poi c'è o cavallo. Il frontino praticamente è poi la tecnica preferita del nostro uomo è quella di affrontare, appunto, cioè la parola stessa, di fronte, di petto, la persona e di sfilare quindi. Io spero che stiamo attraversando mondi, paesaggi, tunnel. Sì, perché la sappiamo in un treno, sì. Sono sempre in movimento, quindi sì. Un piccolo urto, lui lavora da non in compagnia, un piccolo urto con la vittima, e in questo piccolo urto, con la velocità dell'arco, si sfila quello che si deve sfilare. A cavallo invece è esattamente l'opposto, è da retro, in questo caso però con l'aiuto di un compare. Ah, ecco, di un compare. O cavallo vuole prendi un partner. Certo. Senta, io sono a chiederle, in tutti questi anni di nostra preziosa e splendida amicizia, io le ho sottratto. No, io a lei ho sottratto cose anche a volte di valore. Anche preziose. Ecco, sì. Anche a volte di valore, poi gliele ho restituite, in alcuni casi, in altri no. Ecco. Non ricordo. Sì, in altri no, ecco. Ricordo gli altri no, mentre non ricordo i primi. Non ricordo i primi.
perché voi non ci crederete, ma è andata esattamente così. Io poi a volte glielo facevo per vedere se era attento, mm-hmm. Invece sì. No, era sempre distratto. Ecco, altre volte proprio per sottrarre lui delle cose preziose alle quali occhiali, io vivo, occhiali, penne, ma anche pullover. Anche pullover, sì, sì. Non sì. Ricordo se portafogli, ma No, quello mai. No, proprio oggetti sì, cari, sì, sì. Eccetera. Eccetera. Anche però, con valore affettivo, diciamo. Sì, no? Da parte sua, con valore enormemente affettivo. Allora, ritornando a questo bellissimo articolo, voglio dire, poi al di là di quella che è l'ironia, eccetera, eccetera, ma noi qui ci troviamo al cospetto di gente che è veramente talentuosa e il modo come si racconta, no, è un modo anche letterariamente che ha in sé una certa, no, poetica, o no, Giancarlo? Assolutamente, cioè, è il lirismo di chi racconta le cose come sono, senza, ecco, diciamo che molti talentuosi nel campo dell'arte, del giornalismo, della comunicazione tendono a enfatizzare il proprio ruolo. Invece questa linea, questo profilo così dimesso, quasi apatico, è lo stile, la cifra anche letteraria, deliziosa di questo intervistato. Lui ha un talento straordinario, se ci pensiamo, perché francamente, insomma, io l'ho provato di persona, insomma, poi se vuole, una volta a Roma, tanto lui viene in trasferta a Roma, magari lo faccio, sì, facciamo una prova anche con lei. Facciamo, come no, siamo un talento. Però questo basso profilo, questo modo straordinario, che è molto napoletano, insomma, di parlare in toni così dimessi, di un talento così grande, insomma, evidentemente poi credo che sia anche la cifra dell'intervista. Hai voglia, molte volte questo talento alberga anche, dicevamo prima, in persone insospettabili. Lei ricorderà, perché eravamo insieme, quando Cassano, per divertimento, per giocare, ecco, ad un nostro comune amico, ecco, tolse tutto, ma proprio tutto. Sì, sì. No? Ma anche sì, lo fece anche con me. Sì. Mi sfilò una importante, poi naturalmente me l'ha restituita, certo. Un importante filo dal taschino, e lui aveva anche un grande talento, ma lui è cresciuto esattamente nel quartiere dove questi talenti si coltivano, insomma. Esattamente. Credo che non lo applichi più, insomma. No, beh, no, noi l'abbiamo citato. Proprio perché era un giochetto, poi non ne ha bisogno, certo. Ma poi non ne ha bisogno, no. Per virtuosismo, così come dimostrazione, qualche volta tra gli amici lo fa vedere, ecco, appunto, la roba del genere. Sì. Dunque, Tra l'altro il nostro amico di Napoli mi ha anche detto a un certo punto: guarda che se mi segui un mese non solo diventi bravo come me, ma ti appassioni anche. Quindi ci sto pensando. Mi appassioni, certo, è meraviglioso. Ovviamente, amici in ascolto, questo splendido articolo di Giancarlo Dotto è nel settimanale 7, un settimanale del quale noi andiamo tessendo l'elogio sempre, ogni numero, perché è veramente una squisitezza. Poi per chi ama leggere e per chi sa anche apprezzare, che ne so, la qualità della carta, l'impaginazione, ancorché l'importanza delle firme che lo correggono. È un giornale anche piacevole da toccare. Assolutamente, assolutamente. Assolutamente. Va bene, Giancarlo, grazie. Grazie a voi, a tutti voi, e a presto. A presto, buon viaggio a Giancarlo Dotto.